Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siamo giusto, vabbè. Magari non abbiamo capito un po'. Hai detto passa il ponte dell'autostrada. Siamo arrivati di qua. Ieri sera, ieri che era notte. Ah, alla spiaggia, vero, c'è scritto. Autostrada. Nuova, sì, molto nuova. Noi siamo arrivati di qui col camper. Da qua sotto? Qui siamo arrivati noi. Ah sì, hai ragione. Credevo che facesse più caldo. Ma perché sul mare c'è l'aria. Comunque respirare l'aria di mare è gente, però dai, cioè, la vista c'è. Ecco. Qui. È aperto? Sì. Wow, ma il bar che c'era dall'altra parte. Va bene. Sì. Perfetto, no? Sì. Senza strutto, top. Dai, grande. Vedi che dovevamo venire qua, te l'avevo detto. Te l'avevo detto io. Tu cosa mangi? Allora, vuoi spezzarne metà o...? Sì, ma facciamo un morto in morto. Neanche lui ne vuole metà. È buona. Vabbè, 7 euro. 7 euro questa. E quella mega. Mega pezzo di focaccia di Recco. Bene. Lo stai inseguendo? Sì. Lo ha cacciato. No, lui è in calore. Ah, lui è in calore. Come fai? Sei un'esperta di piccioni adesso. Quando si gonfiano così sono in calore. Ma come fai a saperlo? Non lo so, se tutti gli uccelli quando si gonfiano sono in calore. Tutti gli uccelli. Ma non lo sapevi? Tutti gli uccelli quando si gonfiano sono in calore. Ma cosa stai dicendo? Gonfiano, corrono dietro la femmina. Come un po' come voi. Questa roba sta. Un po' come voi maschi. Questa umani. Cosa sta degenerando.
non si parla con la bocca piena. Manu è ingenua, è pura, non conosci i doppi sensi. Vero? Non so cosa sei proprio, sei proprio esatto. Non sei come un proprio, bambino tu. Sì, non fa proprio parte di me. No, è vero. Va bene. Chissà se quello che stiamo dicendo si sentirà, perché c'è un vento. Che poi qualcuno scriverà, ma non si sente niente. Ma c'è il vento, non è che. Adesso diciamo delle cose, fammi finire di mangiare, vai. Adesso diciamo dove siamo. Diamo delle informazioni utili. Quando parli mi vibra la panchina nella schiena. Madonna! Prova tu? No, a me no. A me sì, tantissimo. Madonna! Sembra la vibrazione del cellulare. Cioè, ci si sta benissimo, non ti lamentare. La cosa più buona quando si viene in Liguria è questa qua. Cioè, non si può non comprare. Non credi? È vero. Giusto. La focaccia di Recco. Che roba. Fosse un po' calda sarebbe ancora meglio, però vabbè, non importa. Che bomba. C'è lo stracchino dentro che è proprio buono. Ciao ragazzi, siamo qua in Liguria. Siamo molto arrugginiti nel fare i video, quindi se ci vedete un po', diciamo. Cosa dici? Perché? Come arrugginiti? Insomma, quindi, fatto sta che sì. Non abbiamo il tempo materiale per fare anche i video, ma soprattutto per andare in giro un po' e soprattutto per fare i lavori. Cosa che stiamo ritardando troppo. Io infatti questa cosa lui gliela dico sempre, mi arrabbio. Però vabbè, non si può fare tutto, ma oggi io non avevo appuntamenti, neanche domani, e quindi abbiamo detto, sai che c'è, prendiamoci Goldie, andiamo a farci un giro. Sì, abbiamo visto che c'era il sole al mare, così, quindi facciamoci un giro, respiriamo un po' d'aria. Pur non avendo messo a posto Goldie, comunque per 2 o 3 giorni teniamo. E abbiamo scoperto questo posto qua per caso. Sì, adesso vi spieghiamo. Però ecco, quello che volevo dirvi è non abbandonateci, nel senso continuate a seguirci, perché poi adesso finito questo periodo di forte casino e di anche vento, quindi probabilmente non si sentirà niente di quello che tu stai torneremo dicendo. Torneremo attivi, però anche noi ovviamente abbiamo bisogno di lavorare per guadagnare dei soldi da investire poi nei viaggi. Stavo dicendo delle cose importanti. Scusami. Vabbè, stiamo parlando qua dietro. Sì. Comunque, al di là di chi stava parlando dietro, che ci siamo fermati, però il messaggio era che siamo qua. Che ci sta, nel senso, un periodo un po' più, diciamo, di silenzio sui social. Giusto. Poi gennaio ma penso per tutti è sempre un mese un po' come si dice, off, pieno di roba da sbrigare, e quindi niente, adesso ci siamo presi qualche giorno, siamo qui e abbiamo scoperto quest'area sosta gratuita che vi facciamo vedere. Ciao. Comunque è uno dei borghi più belli d'Italia. Comunque stavamo guardando i prezzi delle case qui in Liguria, ragazzi, è veramente, la cosa è scappata un po' di mano, Non credo. La cosa, sì. Per un bilocale o un monolocale 300.000 euro. Siete tutti morti, Vabbè, comunque noi ci siamo mangiati la nostra focaccina sulle panchine. Come i barboni, però a noi piace così. Avremmo potuto anche consumare in un locale, ma perché? Comunque sono andato a prendere un caffè nel bar focacceria dove abbiamo preso la focaccia, 1 euro, cioè super prezzo. Super onesti, sì, vista male proprio. Cioè, da noi ormai il caffè è €1,20 fisto, sì, 1,20 fisto. No, a meno non trovi, quindi. Oh, questo è il locale della banda fratelli, dei Goonies. Guarda, ci sono anche i cosi di polpa butti. Ah, dovevamo fatto andare di polpa, Fatta la pizza. Ah, pizza.
creato questo spazio con minimi bene di intelligenza. Sì, qui passava il treno, eh. Qui passava il treno una volta che faceva tutte le fermate, tutti i paesi della Liguria. Quante volte l'hai preso questo trenino per andare al mare? Tante. Bello, bello. Poi hanno spostato la ferrovia più su e hanno riutilizzato. L'hanno riutilizzato bene, cioè ci sono anche, ti vedi, delle gallerie d'arte, cioè non è che l'hanno. No, hanno riutilizzato lo spazio in un modo figo, bello. Non ci viene il termine comunque di riutilizzare vecchi spazi urbani e ricavarne qualcosa di nuovo, giusto? Sì. Era questo il senso. Poi tra l'altro è anche ciclabile questa, sì, giusto? Sì, pista ciclabile. È pedonale. Sì. Infatti poi ci sono le vecchie stazioni che adesso sono diventate abitazioni. Questa qui sarebbe da riqualificare, guarda che peccato. Eh sì. Bella. Riqualificare, 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 riqualificare. Ok. Siamo tornati all'area. Un po' di salita, no, dai, 5 minuti. 5 minuti. In 5 minuti vai alla spiaggia. E vi facciamo vedere l'area. Vi facciamo vedere l'area sosta adesso. Sì. Fai un po' vedere dove siamo. Siamo qua. Località Natta, a Celle Ligure. Area sosta di Celle Ligure. Gratuita. Allora, vabbè, zona tranquillissima. Guarda, c'è un'ape. Quant'è che non vedo un'ape? Giardinetti con una fontanella. C'è anche un ristorante, vabbè. Quindi si arriva da questa strada qua, che è quella che noi abbiamo fatto ieri sera. Poi. Comunque per essere lunedì di gennaio gente, ce n'è gente, sì. Olandesi, francesi, sì. Allora, quindi ci sono dei posti lì, ovviamente in piano pochi, però vabbè, già che è gratis. 27 posti totali anche qua, tutti i posti, qua tutto in discesa, sì. E qui anche coi cuni diventa un po', qua diventa un po' difficile, un po' difficile. Vabbè, però è gratuito. È gratis, esatto. Qui altri posti. Ci sono dove ci siamo messi noi, invece abbastanza in piano. Però non c'è il sole che batte. Perché è coperto da quel canneto lì. Guarda, sono arrivati due gol di uguali. Sì. Hai visto? È vero. E cosa da non sopportare? Ci sono i bidoni, tutti dei... della raccolta differenziata, che è una cosa molto positiva questa. Giusto. 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 Ponte dell'autostrada. Non si sente, no. Io stanotte ho dormito bene, non ho sentito nulla. Ecco, attraversato il ponte. Qua, eh. Sì, è un po'. È un po' così. Come ci hanno detto i nostri vicini di camper, è un po' così. Vabbè. Praticamente però... sei in un camper lungo, sei in mezzo alla strada. Sempre questa cosa che l'acqua praticamente la fai da dove sciacqui la cassetta, perché c'è un rubinetto solo. Con l'attacco grosso da un pollice. Sì, a me sta roba che nelle aree sosta c'è. Nel carico scarico c'è solo un rubinetto, mi fa un po'. Un po' così. Vabbè, senti, già tanto che c'è, dai, io... Vabbè. Allora, non ti piace, vai in area sotto pagamenti, in campeggio, 35-40 euro al giorno. Sta a posto. No, però dico, vabbè, già che lo fai, fai due rubinetti, carico e scarico, cioè, nel senso... Sempre il discorso, se uno pulisce la cassetta e la infila lì, fa schifo, cioè, nel senso, no, vabbè. Comunque.
Comunque ce ne sono stranieri in Italia in giro, è anche gennaio. Vabbè, in Germania fa un freddo porco. Meno 20, qua c'è 10, sono 13 gradi. Sì, infatti. E niente, questo è quanto. Goldi. Hai visto? Bene.